Io sono abbondante. Chi ha visto i miei video lo sa. Sono sempre stata abbondante e anche quando dimagrisco resto comunque formosa. Questa è la mia caratteristica, io sono così. Quando ho iniziato a fare il burlesque io non mi piacevo proprio per questo motivo. Poi nel tempo ho imparato a capire che la prima cosa è piacere a se stessi e poi dopo viene tutto il resto, ok? Quindi io mi piaccio così come sono, qualsiasi taglia io porti continuo a piacermi. Devo però fare attenzione perché io ho un metabolismo lento, quindi ingrasso molto facilmente, allora qui subentra la salute. Quindi sia per i grassi che per i magri non bisognerebbe essere troppo grassi, non bisognerebbe essere troppo magri. E quindi quando vedo che diciamo vado una taglia oltre a quello che dovrei essere, cerco di fare attenzione, di mettermi un po' a dieta, di stare un po' più attenta, perché lì diventa un fatto di salute. Ora, in quest'epoca i medici dicono che sicuramente essere magri è meglio per il corpo, per le giunture, ed è chiaro che è così. Però per chi come me ha la tendenza ad ingrassare è davvero difficile rimanere magre. Bisogna cercare solamente di non superare degli standard. Dicono i magri campano di più. Ragazzi, mia nonna era obesa e campata fino a 90 anni. Quindi, comunque voi siate, imparate ad amarvi e tenete però sotto controllo la vostra salute. Per il resto, giochiamo con questo corpo, perché comunque esso sia è un'opportunità per muoversi nello spazio, per fare delle cose, e questa opportunità di vita che ci è stata data, sfruttiamola a 360 gradi, non ci nascondiamo, cerchiamo di essere quello che siamo con naturalezza. E vedrete che quando vi rilasserete su questa cosa del grasso, del troppo magro, del troppo grasso, cambierà la vostra visione di tante cose della vita e vivrete meglio, ve lo garantisco. Alla prossima pillola di burlesque. Un bacio da Candy.